Ciao a tutti, benvenuti in un'altra puntata dei Sentieri di Black. Oggi sono con Claudia. Siamo di nuovo qui a casa nostra in Valsesia, più precisamente siamo a Borgosesia in piazza Mazzini, per proporvi la prima parte della pista ciclabile della Valsesia. Per la precisione, questa è la PCV4, il tratto che appunto parte qui da Borgosesia per arrivare fino a Varallo, altra città importante qui della nostra Valsesia. C'è chi l'ha già fatta, c'è invece chi ne ha solo sentito parlare, molti hanno anche già scaricato la traccia pubblicata a suo tempo della pista ciclabile della Valsesia, quella in alta valle che parte da volendo Balmuccia, Scopa o Scopello per arrivare fino ad Alagna. Questa invece è la parte più sconosciuta. Esistono due tratti qui nella parte bassa della pista ciclabile, il primo che parte da Guardabosone per collegarsi qui a Borgosesia, la partenza ufficiale è comunque qui da Borgosesia, come già detto, per arrivare su fino a Varallo, circa 16,5 km solo andata, Borgosesia, Quarona, Roccapietra e Varallo, che vedremo nello specifico durante questo bel tour di poco impegno fisico, chilometraggio il giusto per se avete una mezza giornata disponibile. Nella pista ciclabile vedete che mancherà il tratto che parte da Varallo per arrivare fino, come vi ho già detto, a scelta Balmuccia, Scopa o Scopello, perché questo tratto è obbligatoriamente da fare su asfalto, non ci sono alternative. Quindi la prima parte Borgosesia Varallo e la seconda da Balmuccia, Scopa o Scopello per arrivare poi fino ad Alagna. Venite a scoprire la PCV4 insieme a noi. Ciao! Grazie. Adesso c'è il pezzo più bello. Qui dove c'è la chiesetta vai poi a destra. Siamo arrivati, mia cara Claudietta, all'oratorio della Madonna Addolorata. E qui mi fermo perché vi faccio vedere il bivio. Noi siamo arrivati da qua dietro e continueremo qui dove ci sarà un bellissimo sentiero da percorrere tutto in mezzo al bosco. Invece da questa parte, quello che avevo detto all'inizio durante la presentazione, il tratto che arriva da Guardabosone facendo poi il Monte Aronne, passando da Aranco, scendendo poi da questa parte dove si ricongiunge il sentiero e poi di qui diventa unico per arrivare fino a Varallo. Continuiamo verso Quarona. Sì, che bello qua, Claudia. Questo è il pezzo più bello di tutta la pista ciclabile bassa.
se trovo qualcosa di bello lungo il percorso. Sì, abbiamo passato qua Rona. Non ti sbagli, finisce per questo. Aspetta che faccio poi una foto anche qua che mi fermo, eh. Abbiamo terminato la prima parte della pista ciclabile della Valsesia PCV4. Siamo arrivati al Ponte Antonini a Varallo. Lì sopra, come vi ho già fatto vedere prima, il Sacromonte, dove vi consiglio a fine giro di fare un bel allungo per vedere anche Varallo dall'alto. Come avete visto, nulla di impegnativo, dei bei passaggi suggestivi. Un bel tratto da Borgosese a Varallo lungo questa pista ciclabile per mettere in collegamento due delle città principali qui della Valsesia. Anche per oggi direi che è tutto. Come sempre, per chilometraggio e dislivello vi riporto nei titoli di coda e come sempre sotto in descrizione troverete il reportage del tour di oggi con la traccia GPX allegata. Rinnovo i miei saluti, come sempre ricordate di iscrivervi al canale. Un saluto da Black, un saluto da Claudia. Ciao!